Quello di casa mi sta dando un'automobile. No, una bicicletta. Mio marito per adeguare una bicicletta, lo stava prendendo sotto. Non era io che scendevo dal pullman l'altro giorno. Quindi, anche nel lungomare, stanno facendo anche a lungomare. Il pericolo non è l'automobile per i nostri bambini, no, è le biciclette. Sono le biciclette, sta stringendo la strada. Se mio figlio la esce, sta stringendo a morire. Alla vigilia delle primarie il clima si infiamma e Olivieri parte al contrattacco dopo le polemiche dei giorni scorsi, lo fa sul terreno di Antonio De Caro, la mobilità, per l'esattezza piste ciclabili. Noi abbiamo voluto verificare personalmente, il nostro giro parte dal quartiere Libertà, il percorso da via Tommaso Fiore verso piazza Garibaldi, passando per corso della Carboneria, corso Mazzini, via Trevisani e via Perrone, 1,2 km di itinerario ciclabile per una spesa complessiva di 610.000 euro. È un grande problema in quel maso lì, alcune volte tende anche di cadere, perché no, è un ostacolo che non va bene. Sono rimasto stupito quando ho visto questo, è uno scempio questo, ogni 5 metri un cartello, proprio soldi sprecati così. La pista ciclabile quando piove si riempie di pozzanghere, non è stata completata, mancherebbero i soldi. Il punto critico è per il ciclista che deve attraversare la strada da quell'incrocio, che ha queste macchine come impedimento, in più le macchine che sono state riversate su questa parte della pista ciclabile, e poi ti trovi ovviamente controsenso con delle macchine che ti vengono contro. E poi lungomare Vittorio Veneto, stop della sovrintendenza a causa del colore del cordolo, troppo acceso per una strada vincolata. Progetto modificato più volte con ritardi e aggravio dei costi. A Iapigia invece la ciclabile di via Caldarola non è stata ancora completata. A San Pasquale la pista di viale Unità d'Italia dopo 5 anni ha un manto già da rifare a causa di buche e rattoppi. Gli accessi delle auto sono pericolosi per i ciclisti. Tutte le piste vengono utilizzate per fare jogging e passeggiate con gravi pericoli sia per i pedoni che per i ciclisti. Ma le persone, manca solo che mettono le carrozzelle, le cose in mezzo. Bisogna che fare un, secondo me, qualche servizio per educarli un po'. Non basta costruire piste ciclabili, specie se poi non portano da nessuna parte, è stato detto nella denuncia. I ciclisti sono protetti per brevi tratti, ma poi ci si dimentica della loro incolumità per tutto il resto del percorso urbano, non predisponendo corsie preferenziali agli incroci come quello con l'estramurale Capruzzi. Innanzitutto è utile che ci siano le piste ciclabili a Bari. Il problema è come sono fatte le piste ciclabili. Sono state sbagliate come impostazione. Le piste ciclabili in tutta Europa sono sui marciapiedi, sono sui marciapiedi ad una sola corsia, e poi tutto il progetto viabilità che va rivisto. In questo momento bisogna pensare alla priorità del car sharing di seconda generazione.